Il cinema è quello strano strumento, quello strano medium che permette di raccontare la stessa cosa ma con mille declinazioni diverse. Infatti oggi parleremo di due film che non ci azzeccano niente l'uno con l'altro, ma che entrambi però condividono lo stesso messaggio di fondo: la ricerca della consapevolezza di chi siamo e cosa vogliamo. E quindi niente, adesso non è che vi dico i titoli dei film, anche se in realtà saranno scritti nel titolo della puntata, quindi è il segreto di Pulcinella. Però dai, oh, vedete come sto diventando bravo a creare l'incipit prima della puntata, eh? Qualità, qualità. Adesso vai con la sigla che poi ne parliamo, dai. Benvenuti a Consigli non richiesti, il podcast di Freketa. Il vostro salvagente in questo mare di film, fumetti e serie TV brutte brutte. Uè, ciao patatoni, io sono Fregt, per chi non mi conosce sono uno sceneggiatore di fumetti, scrivo anche per il teatro e da un po' ho iniziato a fare lo stand-up comedian e poi ovviamente faccio podcast, perché questo che cos'è? È un podcast, quindi non è che posso tanto dire che non lo faccio, ecco. Vi starete chiedendo come mai non parlo più di fumetti o di altri medium, ma soltanto di serie e film. Mi sono accorto che chi segue questo podcast non ama molto che io parli anche di altri medium, quindi non è che lo abbandonerò, questa mia narrazione di altri medium, ma farò una puntata in più. Quindi lunedì sappiate, un po' come Rai 1 faceva una volta lunedì cinema, si parlerà o di cinema o di serie TV, quindi di questo medium audiovisivo. Mentre gli altri medium avranno una puntata il venerdì, che farò quando avrò qualcosa da dire, ma penso molto spesso. Mentre il mercoledì ci saranno eventualmente le puntate con gli ospiti, perché adesso faccio un attimo la marchetta. Iscrivetevi al gruppo Twitch, nel gruppo, al canale Twitch, link in descrizione. Ecco, perché a breve farò di nuovo delle live con ospiti in cui parleremo. L'idea è quella di fare un sussidiario narrato della cultura pop, quindi parlare di personaggi e film che hanno segnato la nostra cultura con amanti di quel film, in modo da legare a quei film anche dei racconti. E queste puntate che farò insieme a degli ospiti saranno prima fatte su Twitch, quindi se volete fargli qualche domanda all'ospite venite su Twitch, altrimenti vi beccate la puntata il mercoledì. Come distinguere le puntate in modo che non vi beccate una puntata che non vi piace? Nella copertina ci sono dei colori, c'è blu adesso per indicare le puntate, poi ci sarà il nero per quanto riguarda i medium come videogiochi, fumetti e tutto il resto, e il verde o il rosso, ma decido un attimo che colore preferisco quando farò le grafichette, ci saranno gli ospiti. Ovviamente se volete entrare nel gruppo Telegram e parlare con noi, con tutti i frecchettiani di film e serie TV, il link è in descrizione. Se volete aggiungermi su Instagram così che divento un influencer, il link è in descrizione. Fatte queste premesse da marchettone che vanno fatte all'inizio perché voi, ma cattivoni, non ascoltate la puntata fino alla fine. Adesso finalmente possiamo parlare di questi due film che sono Francis Ha e Thelma, due titoli che raccontano, sono molto simili perché entrambi sono il nome dei due personaggi, anche se di Francis Ha capiremo bene cosa sta quel Ha alla fine, ma quello sarebbe spoiler, quindi non ve lo racconterò. E iniziamo a parlare di questi film che sono completamente diversi, quindi oggi una puntata per tutti perché o vi piace un film, o vi piace l'altro, o vi possono piacere entrambi, cioè pappa per tutti quanti, quindi partiamo da Francis Ha. Francis Ha, così come Thelma, è un film presente su Amazon Prime Video, un film di Noah Baumbach. Ragazzi, non mi dite come pronuncio le robe, so che adesso mi subisserete di messaggi come pronunci male. È andata così, ragazzi, vi beccate un podcaster che pronuncia male i nomi. Comunque è l'autore, il regista di Una storia di un matrimonio, il film che è andato di moda qualche anno fa, quello con Adam Driver e Scarlett Johansson, che è stato anche candidato all'Oscar. Mi pare che Scarlett sia stata candidata all'Oscar come miglior attrice protagonista per questo film. E Francis Ha fa una scelta coraggiosa, è un film abbastanza recente, degli ultimi 10 anni, adesso non mi ricordo bene la data, penso sia del 2013, adesso non mi ricordo, ragazzi, vado a memoria, perché quando faccio i podcast io vado a memoria. È un film in bianco e nero. E voi vi chiedete perché in bianco e nero? Ne parliamo. Però devo dire, ha avuto coraggio perché il bianco e nero, da quando è arrivato il colore, ormai tanti anni fa, è sempre stata una scelta coraggiosa. Mi viene in mente pochissimi film in bianco e nero dell'ultimo periodo, tipo 13 Zameti, che è un film francese inedito in Italia. Recuperatelo, perché anche se è in francese, quindi con sottotitoli, è un film che va visto perché è un film capolavoro del noir. Magari un giorno ne parlerò. Oppure The Artist, che conoscete tutti perché ha vinto un Oscar, se non mi sbaglio. L'attrice principale è Greta Gerwig, che non solo è l'attrice principale, ma anche sceneggiatrice e compagna del regista. Quindi
Quindi, e questa cosa qui si vede nel film, perché il film gli sembra cucito addosso, ma nel senso buono del termine. Cioè, si vede proprio che è lei quel personaggio, e quindi anche se io non conosco bene come attrice, non so se è così brava come in questo film sembra proprio lei il personaggio, è recitato benissimo, e ci appassioneremo a questo personaggio che inizieremo ad amare, perché è un personaggio fantastico, nel senso di patatoso del termine. Il film parte con lei, che ha questa amicizia mega fantastica, infatti ricordo un po' per come è girato, ci sono anche delle citazioni, veramente citazioni grosse alla Nouvelle Vague di Truffaut, c'è questa amicizia tossica, potremmo dire, tra lei e questa sua amica che vive in simbiosi, tant'è che lascerà il suo fidanzato appunto per non dover lasciare l'appartamento della sua amica. Amica che simpaticamente dice: guarda, a proposito di che tu hai lasciato il tuo tipo perché non volevi cambiare appartamento, io me ne vado in un altro appartamento con un'altra mia amica. Ok. E quindi vedremo tutto il rimbalzare di questa nostra Greta patatona, che andrà in giro a cercare un posto e capire qual è il suo posto nel mondo, perché si era creata tutto un ecosistema, tutta una serie di riti con questa sua amica che sembrano quasi due fidanzate. Cioè, all'inizio ci potrebbe anche sembrare questo film un film dove alla fine ci sarà, si scoprirà che loro sono amorevolmente, come si dice, sono coinvolte sentimentalmente, invece no, sono soltanto delle grandi amiche, o almeno così pensava Greta, e quindi si troverà a ricercare questo rapporto che gli manca. Ora, quello che voglio far capire io è che questo film qua, perché dico che è un'amicizia tossica? Non tanto per l'amica che fa un po' il cacchio che vuole, alla fine può fare il cacchio che vuole, non è che Greta era doveva per forza lasciare il compagno per andare a vivere con la sua amica perché la dava per scontato, ognuno faccia quello che vuole perché sia felice di fare questa cosa qui. Il problema è Greta, che delega la propria felicità ad altre persone, in questo caso la sua amica. Non bisogna mai dare un potere tanto grande a una persona. E quindi cosa si troverà a fare Greta? Si troverà il suo mondo distrutto, sembra un parolone grosso, però immaginate di avere un appartamento a New York che ti piace, con la persona con cui hai creato una routine che ti fa stare bene, e ti ritrovi a dover cercare un appartamento e ricreare questa routine. Quindi vedremo Greta che sarà sballottata a destra e a manca, perché non può permettersi neanche un appartamento in un quartiere altisonante, perché lei lavora come insegnante di ballo e vorrebbe diventare un giorno una ballerina, e quindi sta ancora crescendo, è una 27enne che non ha ancora capito cosa vuole della vita, è una 27enne che ancora non voleva avere a che fare con la vita e quindi fare delle decisioni, gli piaceva l'idea di fare un altro un paio d'anni di attesa, come si dice, attesa comoda, che molti di noi creano queste bolle in cui si sta bene, in cui queste comfort zone da cui non uscire, sperando di rimandare le scelte. Invece Greta sarà non solo costretta a cercare un appartamento nuovo in un altro quartiere di New York che magari non gli piace, magari un quartiere di New York costoso, che sarà costretta quindi a cercare un lavoro vero, ma lei vuole fare la ballerina, se cercasse un lavoro vero sarebbe costretta a rinunciare a quel sogno. Quindi tutte queste domande, ecco, Greta sembra una falena con mille luci intorno e non sa da che parte andare, ma tutte le luci in qualche maniera la bruceranno e ci sentiremo quasi un'angoscia tenera, perché noi vogliamo bene a Greta mentre inciampa, cade, fa sbagli, ed è veramente quasi tenero da parte nostra sperare che tutto si risolva bene, perché inizieremo a volergli bene. Il forte di questo film è che noi inizieremo davvero a voler bene a Greta. Il complice anche una bellissima colonna sonora, il suo modo di porsi, la regia, perché vedere Greta che danza in giro per New York con con sottofondo musicale di Modern Love di David Bowie è qualcosa che scalda il cuore e fa sorridere, ma quel sorriso di tenerezza, un po' come se fossimo delle mamme che guardano un film, che guardano nel film la propria figlia. Ecco, io mi sono sentito molto chioccia in questo film, dicevo: ma poverina, ma perché fai così? No, non fare questo errore. Ecco, di solito non mi capita mai, io di solito sono cinico, aspetto che il personaggio faccia casini, perché mi diverte a vedere le situazioni cringe che lei si troverà a vivere, perché lei, cercando di ricreare quel rapporto surrogato che aveva con l'amica, che però adesso non c'è più, cercherà di fare le stesse cose ad altre persone che però non hanno lo stesso modo di scherzare. C'è una scena cringissima, perché vi sentirete in imbarazzo per Greta, che lei con la sua amica faceva il gioco della lotta, cercherà di farlo con una sua collega che la ospiterà per un paio di settimane, e questa fa: ma che sei deficiente, non ti permettere più, ma che è sta cosa, vai via, pussa via. E quel cringe vi farà così male,
perché alla fine Greta è un personaggio ingenuo, è un po' come Ramiro, anzi avete letto Ramiro, il mio fumetto, angolo Marchetta, il link è in descrizione. Niente, dicevo, lei è molto ingenua e quindi sarà in questo percorso della ricerca di se stessa, dovrà un attimo creare questa disillusione che gli permetterà di capire cosa è reale e cosa deve assolutamente fare affinché lei stia meglio, ma che lei stia meglio da sola, lei stia meglio senza dover dipendere da un affetto che ormai gli è mancato, perché quello che vedremo tranquillamente è un'accettazione del lutto e una consapevolezza nuova di Greta. È tutto un percorso di crescita che porterà il personaggio a capire che cos'è davvero importante per lei. E fa strano, e questa è un'altra cosa che ho fatto in Ramiro, è che questo film è quasi un percorso di formazione, però da trentenni, perché adesso, per come funziona ora, una volta il giovane Holden era il giovane Holden, adesso invece è il trentenne Holden, sarebbe stato adesso se fosse stato scritto ora questo libro, perché adesso la formazione, una persona si forma molto più tardi rispetto a prima, il capire cosa vogliamo arriva molto più tardi ed è una delle cose brutte della nostra generazione, ma forse magari bello, bisogna capire. E in tutto questo noi ci innamoreremo di Greta che corre, inciampa, eccetera. Poi il senso del film viene anche dato da questa cosa qui, quando lei dice a cena mi piacciono le cose che sembrano errori, quello che vedremo è un sacco di errori fatti da Greta che però si muove, si sgambetta, fa, cerca di trovare una soluzione anche tornando indietro. Una cosa importante è che lei a un certo punto torna indietro, torna persino all'università dove stava, che per tutti sembra quasi una vergogna tornare indietro nelle proprie scelte di vita. Però in questo caso capiremo che se per crescere personalmente e capire cosa si vuole è importante anche tornare indietro. E questa è una cosa che a me mi piace molto, perché gli errori, il tornare indietro è comunque una scelta. Tu ti muovi, fai qualcosa, non stai fermo, non stai nella tua comfort zone, anche se in questo caso Greta è stata cacciata dalla sua comfort zone a forza. Comunque tu non stai nella tua comfort zone, perché anche non fare niente è una scelta, e muovendoti anche nel posto sbagliato prima o poi arrivi all'obiettivo che ti sei prefissata, anche se fai la strada più lunga, comunque ti stai muovendo. È inutile stare fermi in attesa che passi l'autobus della vita a portarci via. E questo era Francis Ha. Non vi voglio raccontare nient'altro, ci sono grandi attori come Adam Driver, che si vede che deve essere un attore feticcio di questo regista. Tante battute parlano, e ricorda molto Woody Allen, ma non solo Woody Allen nella messa in scena, perché c'è questo bianco e nero che ricorda Manhattan come scelta artistica, perché si ricorda Truffaut nel montaggio, ma Truffaut non c'aveva il colore. Invece Woody Allen nel suo Manhattan ha scelto il bianco e nero volutamente. E poi c'è questo amore verso New York, tutti i quartieri che vengono citati, eccetera. Quindi un po' si rifà a Woody Allen in tal senso, è un Woody Allen al femminile. Ma per chiudere, il bianco e nero, io, questo è un piccolo difetto del film, l'ho trovato in più. Cioè non dava quella cosa che gli mancava al film. Se il film fosse stato a colori, non avrebbe perso nulla. Cioè la scelta stilistica del bianco e nero ci sta, è bella, però a livello narrativo non gli do tanto senso. E secondo me questo è l'unico neo, ma questo sto facendo proprio il cagacazzo, di questo film che è piacevolissimo. Cioè che il nero ci poteva stare come non stare. Vi piace, non vi piace, non cambia nulla. Però secondo me è una scelta sbagliata, perché secondo me credo che in questo film avessero messo dei colori alla Wes Anderson, quella fotografia lì avrebbe giovato, avrebbe reso molto più favolistica questa storia, che poi alla fine è una favola moderna, una favola attuale, come dicono quelli che non sanno cosa scrivere nelle recensioni, ecco. Ma passiamo invece a tutt'altro genere, a tutt'altra cosa, parliamo di Thelma. Thelma è l'antitesi del film precedente, di Francis Ha. È un film norvegese di Joachim Trier, non so se si legge così, comunque è norvegese, quindi la pronuncia la dico come voglio, voglio vedere quanti di voi sanno il norvegese. E c'è questa protagonista, Thelma, che è identica ad Amanda Knox, e questo film è stato candidato agli Oscar come miglior film straniero, ma non è stato selezionato dagli Oscar, quindi non faceva parte della cinquina candidata. Questo fa capire come l'Academy non ne capisca nulla. Insomma, Thelma di cosa racconta? Racconta di questa ragazza che va all'università e ha degli strani attacchi, e quando ha questi strani attacchi epilettici succedono cose strane. Capiremo subito che gli attacchi epilettici e le cose strane sono collegate a questa famiglia molto religiosa che la controlla, gli dice non bere, non fare così, stai tranquilla, quasi sta molto appiccicata e quasi reprime ogni volta che Thelma cerca di raccontare che voleva andare a fare una festa, voleva andare da qualche parte, come se avesse paura di lei. E capiremo che questa paura
c'ha un suo perché. Infatti nella storia vedremo che Thelma inizierà a uscire con delle persone, a farsi delle amicizie, nonostante non abbia mai avuto amici, e capiremo dopo il motivo, fino ad arrivare al fatto che questa cosa, che lei ha degli attacchi e succedono cose strane, capiremo che c'è veramente questo legame. Non vi faccio solamente spoiler, vi racconto un po', e questa cosa qui inizierà a creare problemi nella sua vita, soprattutto perché lei si è innamorata di una sua compagna di scuola, di una compagna di università, che scuola, questa è grande. E di cosa parla Thelma? Thelma, il fatto che io ho deciso di guardare Thelma è perché avevo letto una frase, non so chi l'ha detta, non so chi l'ha scritta, non so in quale recensione ce l'ha scritta, era questo, è una specie di Carrie, lo sguardo di Satana, ma girato da Bergman. Questo perché la regia ha questi, la regia è quadratissima, questi colori asettici, spendi, freddissimi, e questo potere fa più paura più che dare l'aspetto da X-Men al personaggio principale. Anzi, questo film è il classico thriller. Sapete che il thriller viene utilizzato spesso quando non si vuole dire no, non è un horror, non lo guardare, però c'ha quest'aria da thriller. Quindi in realtà questa volta il genere è stato scelto in maniera perfetta. A differenza di Francis Ha, questo film poi è silenziosissimo, poche frasi, poche cose, dice poche cose, ma lo fa bene. E tutto narra il fatto della felicità nostra sarebbe reale se le cose che ci succedono sono dovute alla nostra volontà di imporsi sugli altri. Questa frase, che non vi spiegherò meglio, perché altrimenti sarebbe spoiler, è un po' il senso del film. Anche qui abbiamo una ragazza che si trova a dover vivere un cambiamento, come direbbe Piero Pelù, che dice il mio corpo che cambia. Questa personaggio si troverà a dover affrontare questo suo nuovo corpo, questi nuovi poteri, e non capirci bene cosa farci. E una volta che riuscirà a capire cosa farci, farà delle scelte in tal senso. Questa cosa qui quindi va a finire nello stesso filone di Francis Ha, perché Thelma, anche lei, è alla ricerca della sua consapevolezza, alla ricerca di capire che cosa vuole e come ottenerlo, perché solo capendo i propri limiti, capendo cosa vogliamo davvero, possiamo capire come ottenerlo e cosa ottenere. Sono due cose che sono assolutamente indivisibili: cosa vogliamo e come possiamo farcela ad avercelo, questo che vogliamo, scusatemi il mio modo di parlare poco forbito. E quali sono i nostri mezzi? Quali mezzi abbiamo a disposizione per raggiungere questo obiettivo? Thelma parla di questo, raccontato però come un thriller tesissimo. Noi vedremo queste visioni, e poi è pieno di simbolismi questo film, perché c'è tutta la repressione religiosa dei genitori che rappresentano la religione, i poteri di Greta che vengono rappresentati tramite un serpente, e lo scoprire del corpo di Greta, dell'amore verso un altro sesso, che viene visto come qualcosa da reprimere, qualcosa, i suoi poteri, qualcosa da reprimere, perché noi nascondiamo il male. Questo ci fa credere, non è che ci fa credere, questo è il senso un pochettino del cattolicesimo, che dice che noi siamo nati col peccato originale che dobbiamo reprimere con dei comportamenti sani. Poi io non sto qui a dire giusto o sbagliato, questo è un po' il senso del film e io ve lo sto raccontando, non sto qui a fare teologia. E quindi questo film ci farà vedere questa tensione, perché Thelma ha questo potere che a un certo punto scopriamo che è anche capace di far sparire le persone, e a un certo punto, per qualche motivo che non vi spiegherò, sparirà la sua compagna e lei sarà costretta a vagare e a cercare di capire come usare i suoi poteri. È stata veramente lei? È stata frutto della sua invenzione? Quindi vivremo questo percorso stralunato, questo percorso mescolato tra cosa abbiamo visto, era reale quello che abbiamo visto, ma il fatto che il film si concentra su quattro cose, racconta quattro cose in croce, permette di lasciare molti non detti che spiegano tutto. Se in molti film dove c'è tanta carne al fuoco, tipo Tenet, che vi dice migliaia di robe e ve le sta continuamente a spiegare, in questo film ci sono quattro cose che vengono raccontate, che essendo soltanto quattro cose e ben raccontate, col non detto riescono a spiegare tutto. Quindi si può parlare poco, ma non si arriva alla fine del film che non si è capito niente. Tutti i ragionamenti, tutti i plot twist, tutte le questioni che noi vediamo ci vengono spiegate, autospiegate. Ed è questa la magia del cinema: molto spesso meglio mostrare che parlare. Infatti in questo film, mostrando, riescono a spiegarsi tutti gli avvenimenti che vediamo, anche il finale, che è cattivissimo, non vi dico nulla, che rappresenta un pochettino il senso del ok, io ho consapevolezza, ma con questa consapevolezza posso fare qualsiasi scelta che voglio, qualsiasi. E quindi non sempre la consapevolezza vuol dire fare qualcosa di positivo o fare qualcosa di buono.
qui abbiamo esattamente anche un opposto come personaggio. Se Francis si butta e cerca tutte le maniere di trovare amore verso il prossimo, Thelma invece cerca di capire cos'è che vuole lei, e non gli importa in realtà di questa empatia, non importa di essere capita, lei, l'importante per lei è la sua felicità. E poi questo film, un'altra cosa meravigliosa, che essendo norvegese ci fa conoscere questa meravigliosa terra, che detto così che sembra un tour operator. Da un lato abbiamo le montagne, le foreste, le case in mezzo al niente, e dall'altro abbiamo la città con le sue forme asettiche, quasi futuristiche, quasi, come posso dire, innaturali. Cioè abbiamo proprio queste due, questo yin e questo yang di ambientazioni che coesistono, che rendono questo film non solo bello da vedere, ma anche bello da guardare. E perché vi ho consigliato un film che è un thriller tesissimo, che se guardate il trailer vi sbagliate di grosso, se guardate il trailer di Thelma vi sembra La vita di Adele in versione superpoteri, non ci azzecca niente. È un film che fa paura, è un film che mi mette angoscia, è un film che è bello. Cioè guardateli entrambi, tutti sono su Amazon Prime Video, ma entrambi i film, come vi ho dimostrato, che sono uno l'opposto dell'altro, uno è rumorosissimo, l'altro è silenzioso, uno è tu super mega patatoso allegro, l'altro invece è asettico, l'altro invece è tu super mega coccolone, dall'altro invece c'è il thriller cattivo. Insomma, sono due film che hanno due modi, due stili di regia diversi, due messe in scena diverse, due generi diversi, ma entrambi raccontano la stessa cosa. Entrambi raccontano il fatto che ci sono due personaggi che si ritrovano a dover affrontare un cambiamento e a capire che per poter essere felici bisogna capire cosa si vuole e quali sono i mezzi tuoi per raggiungerli, per raggiungere questo scopo, quindi la consapevolezza. Quindi due film che danno lo stesso messaggio, ma che invece vengono raccontati in modo diverso, perché si può raccontare la stessa cosa con tagli, generi, idee diverse. Non esistono messaggi originali, infatti il messaggio è lo stesso. Avete capito che alla fine anche il messaggio che viene raccontato è abbastanza banale, ma in questo medium il cinema lo fa tutto la messa in scena e quali allegorie scegliamo di usare. Quindi è inutile che diciamo le idee sono finite, nessuno ha più idee. I messaggi, magari quello che raccontiamo è lo stesso, un percorso di formazione, un amore tradito, le cose, è vero, sono sempre quelle, ma il modo in cui scegliamo di raccontarle che è originale. Le storie sono già state raccontate tutte, ma non sono state già tutte raccontate nel modo in cui lo racconteremmo noi. È questo che rende il cinema sempre vivo e che darà sempre la possibilità di avere sempre storie nuove, perché le storie sono sempre le stesse, ma chi le racconta no. Quindi ragazzi, spero di avervi spiegato, di avervi consigliato due ottimi film da recuperare e di avervi spiegato che non vi preoccupate, il cinema avrà sempre qualcosa da raccontare, la stessa cosa ma magari in maniere diverse. Io vi consiglio che, visto che siamo arrivati fin qui e mi volete bene, condividete la puntata del podcast se vi è piaciuta, perché è un piccolo gesto ma fa crescere questo progetto ed è importante che queste puntate vengano ascoltate, perché poi ci resto bene, sono felice se qualcuno ascolta il podcast. Aggiungetemi su Instagram, il link è in descrizione, aggiungetevi al gruppo Telegram, il link è in descrizione, e aggiungetevi nel canale Twitch, perché fra un po' riprenderemo le live. Quindi niente, se la puntata vi è piaciuta condividetela, un abbraccione, ciao patatoni, alla prossima, ciao ciao.